Cascia, il cuore della Valnerina. E come sempre dal 2016 sono qui, fermo, impalato, radicato, quasi a far concorrenza alla statua dello scultore libanese Nayef Alouan. E per evitare incidenti automobilistici mi sono anche vestito di questi cangianti colori da cataro frangente. Sì, perché il traffico automobilistico è davvero intenso in questi giorni, considerata la decima mostra mercato del Tartufo Estivo, Estivum, che ci vede protagonisti. All'interno della mostra Mercato Estivum c'è anche la presentazione di questo libro, questo florilegio di personaggi del Novecento della Valnerina. Si chiama Storie dalla Valnerina. Conosceremo da vicino il coordinatore di questa opera, che si chiama Renato Comino, il professor Renato Comino, ma anche l'ideatore Giampiero Bocci, onorevole e anche autoctono di questo territorio, nato a Cerreto di Spoleto. L'onorevole Giampiero Bocci è stato l'ideatore di questo libro, Storie dalla Valnerina, donne e uomini del Novecento, edito da Il Formichiere. Un'idea che è scaturita da cosa, Giampiero? Soltanto dal radicamento sul territorio o anche per dare adito alle nuove generazioni di apprendere notizie di personaggi che hanno fatto la storia della Valnerina? Ma intanto non voleva, e grazie a Dio il lavoro non lo è, una semplice ricostruzione di personaggi, di biografie, di donne, di uomini che sono nati, sono cresciuti in questo territorio e che hanno fatto cose molto importanti. Ma voleva soprattutto essere un lavoro di ricostruzione di una identità che ha caratterizzato questo territorio negli anni 50, negli anni 60, ma anche negli anni primi del Novecento. Perché questo è un territorio che non soltanto ha una storia, un'identità molto importante, che va conosciuta e va raccontata, ma è anche un territorio che non può fare a meno della propria identità. Senza identità non c'è territorio che costruisce il futuro, ma questo vale soprattutto per la Valnerina. E quando parliamo di Valnerina non parliamo semplicemente della Valnerina perugina, ma parliamo della Valnerina che appunto da questa ricostruzione che è stata fatta, comprende Visso, Castel Sant'Angelo, Uscita, fino alla Cascata delle Marmore. Ricordiamoci anche che in passato, abbastanza recente, la stessa chiesa era organizzata su questo territorio con una propria diocesi. La diocesi di Norcia comprendeva appunto comuni marchigiani. Dopo il terremoto... Quale? Ce ne sono stati tanti, no? Abbiamo ricordato il terremoto del 72, ma ci sono stati altri terremoti prima di quello violento del 1979, poi c'è stato il terremoto del 97, abbastanza marginale da questo punto di vista, però poi c'è stato il terremoto di 2 anni fa e si è sempre ripartiti avendo consapevolezza di ciò che eravamo, sapendo che ciò che eravamo rappresentava un'identità e un patrimonio che, se valorizzato e utilizzato bene, e salvaguardato soprattutto, rappresentava l'unica possibilità di sviluppo di questo comprensorio. Beh sì, il comprensorio storico, come lei l'ha definito, quello che parte da Ustita Visso e arriva fino alla Cascata delle Marmore, che poi è il tracciato, quello lì per antonomasia, della Valnerina. Lei ha parlato in questa conferenza, dove è stato presentato il libro anche dal professor Covino, del terremoto del 1979, che è un po' il terremoto più forte, se vogliamo, del secolo Novecento, che ha fatto un po' da spartiacque.
nel senso che ha dato adito a un ripopolamento, sembra incredibile, sembra una strana inversione di tendenza, di comuni della Valnerina che erano stati completamente o quasi spopolati, come frazioni come Nortosce, che nel 1970 così erano quasi semideserte. Il terremoto del 1979 ha rappresentato un vero spartiacque, perché fino al 79, diciamo, questo territorio sostanzialmente ogni anno registrava uno spopolamento forte e un rischio notevole di desertificazione, che è un po' il tema anche dell'Appennino, insomma. Il terremoto del 79, che è stato un dramma, sostanzialmente l'intelligenza di coloro che amministravano i diversi livelli, dallo Stato centrale ai comuni fino alla regione, è stato quello di trasformare una grande opportunità. E quella opportunità è stata colta, e vorrei ricordare che in questi anni la Valnerina è stato un processo continuo di valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, e quindi un grande filone per lo sviluppo turistico, e quindi la possibilità finalmente di fare di risorse che in passato erano state salvaguardate perché la povertà dei decenni sostanzialmente aveva isolato, e quando un territorio è isolato è difficile che l'uomo possa fare danni particolarmente gravi, ma quella povertà del passato nel terremoto del 79 è stata trasformata in una grande ricchezza, una grande opportunità. Lei parla di povertà demografica oppure di povertà economica? Anche povertà economica, nel senso che nessuno costruiva aziende o ditte in Valnerina. Nessuno investiva. Era onestamente difficile negli anni 50, 60, 70 investire in un territorio così isolato. Ma quella povertà di allora, quell'assenza di aziende, di ditte, significava, come dire, un'acqua bellissima, significava un ambiente salvaguardato, e tutto ciò poteva apparire come un elemento di grande debolezza, che sostanzialmente non dava da mangiare alle persone, e quindi le persone erano costrette a scappare dal territorio. Il terremoto del 79 è stata una grande opportunità, perché con quelle risorse della ricostruzione non solo materiale delle case, ma anche di un tessuto sociale, economico, ha rappresentato un volano di sviluppo. Un volano di sviluppo che teneva conto però di quella identità alla quale facevo riferimento, che Renato Covino nella pubblicazione descrive in maniera straordinaria, e quell'ambiente, quel patrimonio diffuso, culturale, storico, architettonico, diventava, come dire, la grande azienda, la grande linea di crescita e sviluppo della Valnerina. E devo dire che prima dell'ultimo terremoto la Valnerina aveva raggiunto livelli molto importanti. Adesso c'è il terremoto di 2 anni fa, speriamo che possa essere come allora una grande opportunità, non solo per ripartire e per ricostruire case, ma anche per rilanciare quella identità e quel tessuto al quale facevo riferimento. E questo è un territorio molto vasto, il cratere si estende dal Lazio, arriva fino all'Abruzzo, all'Alto Abruzzo, dalle Marche. Noi siamo stati ad Amatrice qualche settimana fa a fare un servizio, la popolazione è molto scoraggiata, anche lì ci sono stati aiuti forti per tentare di far ripartire l'economia. Ecco, i giovani della Valnerina, che futuro vedono oggi dopo il 2016? Io ho dall'inizio denunciato qualche perplessità su come si è affrontata l'emergenza e sui tempi. A 2 anni di distanza quelle perplessità e preoccupazioni non solo restano, ma per quanto mi riguarda si consolidano. Se il tempo è un tempo troppo lungo, è difficile che i giovani possano restare in questo territorio, perché se non c'è lavoro, se non c'è possibilità di fare famiglia, di poter vivere, l'alternativa è esattamente quella che c'è stata negli anni 50, 60, 70, andare altrove. Tempi lunghi significa, come dire, correre il rischio di quella desertificazione alla quale facevo riferimento prima. Quindi, accanto ad una ricostruzione materiale che deve avere tempi più certi e più veloci, c'è la necessità di una ricostruzione
e di un rilancio, di una valorizzazione del tessuto sociale, culturale, ambientale ed economico di quest'area. Allora può diventare un'opportunità, altrimenti, a differenza del 79, può rappresentare un elemento di, con grandi rischi e con grandi pericoli. Beh, speriamo che questo non accada. Noi ringraziamo l'onorevole Giampiero Bocci, che proprio nel 2016, quando ci fu la forte scossa che arrivò fino all'area del suo nostro, perché anche il mio paese, Cerreto di Spoleto, all'epoca rivestiva un incarico molto importante, era vice ministro agli interni, e mi ricordo si attivò subito. Mi ricordo anche una sua presa di posizione granitica e fortemente condivisibile nel talk show di Bruno Vespa, Porta a Porta, nei giorni immediatamente dopo il sisma. Noi ringraziamo Giampiero Bocci, che è stato l'ideatore di questo libro. Lo facciamo vedere di nuovo la macchina, Storia della Valnerina, che ha coordinato il professor Covino, dove ci sono tanti autori, tanti personaggi, non soltanto istituzionali, ma anche personaggi di colore. Una, visto che parlavamo di Cerreto, io anche mi ricordo, insomma, perché me la ricordo da bambino, era una signorina che morì oltre 100 anni, a 101 anni, la signorina Argentieri, che girava con un cappellino e con un ombrellino anche d'estate. Grazie a Giampiero Bocci, grazie. Il professor Renato Covino ai nostri microfoni è stato il coordinatore di questo libro che traccia un po' il Novecento in Valnerina, i suoi personaggi non soltanto istituzionali ma anche i personaggi che hanno caratterizzato, quelli se vogliamo che hanno un po' contrappuntato anche la cultura anche estrema per certi versi per quanto riguarda la loro posizione sociale della Valnerina in questo secolo. Il professor Covino è docente di storia dell'economia presso l'Università di Perugia. Professor Covino, lei è stato incaricato, deputato, di coordinare tanti autori per realizzare questo libro, un lavoro di certo piuttosto ostico, suppongo. Beh, non più di tanto, cioè la difficoltà invece è stata quella di scegliere i personaggi di cui richiedere le biografie, poi gli autori sono venuti di conseguenza, studiosi locali, studiosi esterni all'area, colleghi, che in un qualche modo hanno cercato di restituire tramite queste biografie il senso del lavoro che volevamo fare. Beh, lei immagino che si è fatto anche un giro in Valnerina, si è documentato attraverso i comuni, ha girato i paesi, ha sentito storie. Sì, abbiamo sentito storie, ma questo non da adesso, da prima. E quello che viene fuori è come gli opinion leader, cioè i personaggi rilevanti della Valnerina, non siano solo quelli della Valnerina ma quelli che si sono occupati della Valnerina. Faccio solo un esempio: il ruolo della Valnerina come area strategica viene forse più considerato dall'esterno che dall'interno, come area di comunicazione, come luogo attraverso cui bisogna passare per forza di cose. E questo perché? Ma perché è stato sempre così? Perché la Valnerina non è vero che era un'area isolata, era un'area di traffico, di commerci, di passaggio di uomini, di donne, che si muovevano lungo tutto l'Appennino e dalle valli interne fino al mare. Cioè quelle che sono state ricordate come opere della modernità, la Galleria di Forche Canapine o la Galleria di Forca di Cerro, sono sostanzialmente la risposta contemporanea a un'esigenza antica che passa attraverso i progetti di ferrovie, il tentativo di collegare per esempio Norcia non solo con Spoleto ma anche con Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, l'Adriatico, come sbocco naturale di quello che era una storia plurisecolare. C'è ancora un qualcosa che rimane incompiuto? Questa magari è una domanda più pertinente per Giampiero Bocci, che si è occupato di politica a livello nazionale della Valnerina e non solo, che è la Tre Valli, la famosa Tre Valli che dovrebbe collegare Ascoli Piceno con Civitavecchia, che ancora, diciamo, rimane un po' segmentata. Ma dipende dal ruolo che diamo a quest'area. Quest'area ha bisogno di un collegamento esterno, ma non deve diventare un luogo di facile accesso. Cioè in realtà l'identità dell'area è appunto in questa sua segretezza.
Forse sono più importanti i collegamenti tra città e città, tra paese e paese, tra villaggio e villaggio, una rete, quello che si chiama oggi un network, che i lunghi collegamenti a distanza, fermo restando che questa è un'area impervia, sì, dove le strade purtroppo a ogni sisma crollano e quindi bisogna riattivarle in continuazione. Forse è più importante la manutenzione che nuove strade. A questo senza dubbio, forse noi ci riferiamo all'isolamento, quello che abbiamo vissuto noi che siamo nati all'inizio degli anni 60, proprio in quegli anni, perché per arrivare da Spoleto alla vicina Valnerina si faceva un viaggio che era bellissimo per i turisti, ma non di certo per chi faceva il pendolare con la bella e vicina Spoleto, che era Forca di Cerro, 9 km di tornante in salita e altrettanto 9 di discesa. Ma adesso Forca di Cerro non c'è più, c'è la galleria. C'è dal 98, da 20 anni. Da 20 anni, e quindi è già un modo per collegarsi, così come le strade poi non sono infernali o bruttissime, cioè ci si può muovere ancora all'interno della Valnerina. Io credo che sia importante questo, cioè è i tessuti connettivi della valle che in un qualche modo dovrebbero essere curati di più. Sì, e quelli sociali devo dire che si stanno riprendendo con un ripopolamento, parlavamo proprio con Bocci di questo fenomeno dal 1979 in poi, che anziché spopolare addirittura arricchito di presenze non soltanto gli anziani pensionati che lavoravano nei ministeri a Roma, ma anche i figli che si sono trasferiti di nuovo nelle località di origine, questo è importante. La scommessa è appunto questa, quanto la immigrazione di ritorno o piuttosto l'emigrazione anche temporanea giocherà nella ricostruzione. Spiego, fino a 25-35 anni fa il legame con i territori da parte dei romani, come li chiamano qua, era fortissimo, cioè la gente ritornava per le ferie, ritornava per periodi più o meno lunghi, per le festività, in quest'area aveva casa e la utilizzava. Oggi c'è da capire quanto questo attaccamento ancora dura e quanto regge. Se questo attaccamento regge, vuol dire che lo spirito di comunità non è stato logorato oltre un certo limite e quindi c'è una possibilità di presa. Faccio notare una cosa: l'ultimo censimento, quello dell'11, dimostra che c'è un incremento, non grandissimo, ma c'è un incremento per tutta la valle di circa un migliaio di persone. Per la valle, non sono poche. Non sono poche. Non sono pochi. Sì, credo che sia abbastanza indicativo. Ecco, lei parla con il sottoscritto che fa parte di quella realtà definita quelli de Roma, come si dice in dialetto locale. E in realtà negli anni 80, fine anni 70, c'era questa sorta barbara, devo dire, di emulare quello che era lo spirito metropolitano, non solo nel modus vivendi, ma anche a livello architettonico. Noi abbiamo intervistato qualche mese or sono un architetto modenese, l'architetto Elisabetta Ansaloni Zivieri, a Vallo di Nera, che ha ricostruito all'epoca con tutte le caratteristiche proprio originarie del posto il paese, utilizzando anche gli stessi materiali. Allora, oggi magari è una cosa condivisa un po' dappertutto, anche dopo la ricostruzione della Basilica d'Assisi, all'epoca era impensabile una cosa del genere, perché si inseguiva la metropolitaneità, la cultura della capitale, dell'urbe. Sbagliatissimo. Sì, normalmente oggi fortunatamente non ce n'è più di bisogno, perché al di là delle emergenze abitative di oggi le case non mancano, cioè semmai il problema è come costruire, dove costruire, perché costruire, quanto ricostruire o quanto riutilizzare. Cioè, vede, la questione del terremoto è una questione complessa, perché significa che il crollo deriva dalla mancanza di manutenzione oppure da ricostruzioni inappropriate. Gli esempi di alcuni contenitori religiosi sono evidenti, non è possibile, per quanto il sisma sia stato forte, che Santa Eutizia sia tutta crollata. Cioè abbiamo fatto un servizio circostanziato anche con il professor Sgarbi. Allora, il problema è questo, il problema è quanto l'operazione di recupero sia anche un'operazione di manutenzione. Il problema del nostro territorio è che occorrerebbe una manutenzione programmata e ordinaria, cosa che non si fa, e quindi quando poi arriva la catastrofe ti trovi di fronte a situazioni di emergenza che non sempre riesci a risolvere con facilità. Qual è il personaggio che l'ha più colpito in questa passerella di figure individuali eterogenee in questo libro?
Ma sa, un po' tutti sono stati scelti perché complementari l'uno all'altro. I personaggi sono personaggi nati fuori dalla valle, vissuti per un determinato periodo nella valle, oppure che l'hanno studiata, oppure personaggi nati nella valle che si sono affermati fuori dalla valle stessa, oppure personaggi che sono stati sempre all'interno della valle, i sindaci, i deputati, i consiglieri regionali, insomma personaggi che rappresentano. Quindi l'idea non è di avere una serie di personaggi di cui ce n'è uno più forte dell'altro dal punto di vista delle immagini, ma costruire un mosaico di personaggi che tutti insieme ti restituiscono un'idea del Novecento nella valle. È una sorta di Treccani di quello che è accaduto per quanto riguarda il Novecento in Valnerina. L'idea non è di una Treccani, perché se avessimo fatto una Treccani dovevamo utilizzare molti ma molti più personaggi. No, avere dei personaggi simboli che ti rappresentano il gusto di un'epoca, le contraddizioni di un'epoca, anche la visione che è sempre in bilico tra la tradizione e la modernità. Non so se poi ci siamo riusciti, però questa era l'idea. Intanto il primo step è stato fatto. Noi ringraziamo il professor Renato Covino. La Valnerina è stata anche territorio di film che sono stati girati, non molti, uno tra tanti era l'Armata Brancaleone con Vittorio Gassman, la prima serie, la prima delle due, quella del 1966 girata a Balsa Tagliata. Voi sapete chi io sia? Noni. Avrete sentito, suppongo, lo nome di Groppone da Figulle. Mai coverto. Groppone da Figulle fu lo più grande capitano di Tuscia. E io sono colui che con un sol colpo d'ascia lo tagliò in due. Lo mio nome, stare attenti, lo mio nome est Brancaleone da Norcia. Poi c'è stata anche una piovra, una delle tante, con Michele Placido all'abbazia che si trova da Ferentillo, San Pietro in Valle. Grazie, grazie al professor Covino. La linea obliqua. In questa puntata lo speciale su Nonna Peppina.